cappello davanti agli occhi, eh? Auguri a tutti, viaggiatori! Sono Grizzly, lui è Kent, questo è Diario di Viaggio on the road. I sogni, un momento molto intimo e personale, eppure che può essere anche condiviso con gli altri. Io sono il primo, ho raccontato i miei sogni sul diario di viaggio, sulle pagine oscure, e non sono l'unico, molti hanno raccontato e raccontano i propri sogni. E si fanno sogni che possono essere belli, che possono essere ispiranti, che possono essere brutti, possono essere degli incubi, possono essere particolari, possono colpire per qualche motivo. Sapete quali sono i sogni più semplici, eppure spesso anche più ispiranti? Sono i sogni dei bambini. Perché c'è l'innocenza, c'è ancora magari la poca conoscenza del mondo, di come vanno certe cose, quindi i bambini sognano delle cose che a un certo punto desiderano anche di poter avere, o di poter fare, o di poter essere. E proprio parlando di sogni, proprio perché oggi parliamo di sogni, io ho pensato, visto che si avvicinano le feste natalizie, di parlare di una cosa molto particolare, che è questa. I sogni un po' speciali di bambini, di ragazzi, fino diciamo ai 17 anni di età, un po' speciali anche loro. Speciali perché sono sogni di bambini malati. Talvolta malati terminali, ma non sempre. Parliamo di sogni che possono essere difficili da realizzare. Incontrare personaggi famosi o familiari lontani, diventare personaggi famosi, diventare cantanti, diventare ballerini, diventare pompieri, andare a visitare dei posti particolari, potrebbe essere Disneyland, come, non so, una città. Potrebbe persino essere il sogno di possedere qualcosa, un computer, un tablet, ma anche una particolare carrozzina. Sogni che possono essere difficili, in certi casi, per problemi economici, per problemi logistici, perché se il sogno è incontrare, mettiamo, il proprio calciatore preferito, non è impossibile, perché, cavoli, un calciatore è sempre una persona, ma non è facile. E bisogna contattare la squadra, bisogna trovare la logistica, probabilmente bisogna spostarsi di città, e bisogna fare in modo che il calciatore, la squadra, abbia tempo da dedicare, eccetera. Non è facile. E il punto è questo. Ciò che è difficile, come realizzare certi sogni, c'è qualcuno che si impegna a renderlo un pochino più facile. Sto parlando della Make-A-Wish Foundation, presente in tutto il mondo, e, visto che siamo in Italia, contemporaneamente anche di Make-A-Wish Italia Onlus. Una fondazione, un'associazione, nel caso italiano una onlus, nel caso internazionale una vera e propria fondazione, che ha come scopo, come obiettivo, quello di realizzare i sogni, i desideri. Make-A-Wish significa esprimere un desiderio, realizzare i sogni e i desideri di questi bambini speciali. Aiuta nella logistica e in quello che è realizzare desideri come incontrare persone, andare a visitare dei luoghi, essere dei personaggi, dei cantanti, ballerini, quel che sia. Make-A-Wish International nasce a Phoenix, in Arizona. La storia è molto complessa, è molto lunga ed è molto ispirante, e vi linko sul doobly-doo la pagina che racconta la storia di come è nata Make-A-Wish. Un bambino di 7 anni, Chris Gracious, malato terminale di leucemia, ha un sogno, che è quello di diventare un agente di polizia.
Nel corso della primavera del 1980, alcuni dei poliziotti, lo sceriffo, il responsabile del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Phoenix, decidono di cercare di rendere reale il sogno di Chris, quindi si mettono d'accordo, si organizzano per fargli fare un giro in macchina, per fargli fare un giro in moto, per fargli fare addirittura un giro in elicottero, per fargli avere un uniforme, per fargli avere un vecchio distintivo, per fargli vivere un giorno, un vero e proprio giorno, come poliziotto. E finalmente, il 29 aprile del 1980, fanno vivere a Chris questa splendida esperienza. Chris diventa il primo e unico, ad oggi, agente di polizia onorario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Phoenix. Ed è una cosa che ispira tutti quanti, una cosa che spinge molti a non far fermare questa cosa a un semplice giorno. Cercano di fare altre cose, di coinvolgere Chris stesso in situazioni che possono andare avanti per più tempo. Ma purtroppo, nonostante i grandi impegni profusi e nonostante aver portato un grande sorriso a Chris, e il grande sorriso di Chris, l'ultimo suo regalo, visto che Chris, il 3 maggio dello stesso anno, quindi praticamente 4-5 giorni dopo che ha visto realizzare il suo sogno, ci lascia tutti quanti. E lascia tutti ispirati. Lascia tutti con l'idea che sì, è possibile realizzare i sogni di questi bambini speciali, e lascia questi agenti di polizia, lascia questi ufficiali di polizia con l'idea di cercare di costruire una, quella che in americano è una charity, una organizzazione non governativa, senza scopo di lucro, che vada avanti nella solidarietà. Riescono a mettere in piedi la Make-A-Wish, molto in sordina. Nella primavera dell'anno successivo, nella primavera del 1981, un altro bambino, sempre di 7 anni, sempre con la leucemia, Frank Dopsy Salazar, ha 3 desideri: diventare un pompiere, visitare Disneyland e fare un viaggio in mongolfiera. E l'associazione Make-A-Wish, neonata associazione Make-A-Wish, nel 1981, grazie a donazioni raccolte veramente così, per strada, grazie alla collaborazione di molti, grazie alla collaborazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, riesce a realizzare anche il sogno di Frank. Frank è il primo bambino ufficialmente che ha visto un desiderio realizzato dalla Make-A-Wish Foundation. E di nuovo una storia che ispira molti, che commuove molti. Addirittura, terminata la giornata e quando tutti rientrano a casa, Frank si sente male e viene ricoverato in ospedale. E in ospedale, quella stessa sera, lo vanno a trovare quei vigili del fuoco con cui ha condiviso la giornata. E come lo vanno a trovare? Il medico che segue questo ragazzo sente un trambusto che viene dalla stanza dell'ospedale. Entra e trova che i vigili del fuoco stanno entrando dalla finestra dopo aver steso l'autoscala fino al terzo piano. Di nuovo regalano un sorriso a Frank, e di nuovo questo sorriso ispira molti, perché Frank se ne va quella notte stessa. Ma molti sono spinti a continuare, a credere in questo progetto e a cercare di realizzare qualcosa di grande in questo progetto, fino alla primavera estate del 1982, quando questa fondazione, la Make-A-Wish, viene, tra virgolette, scoperta dalla televisione americana, e vengono intervistati i fondatori in una trasmissione, NBC Magazine, e milioni di americani scoprono l'esistenza di questa realtà, e succedono una serie di cose. La più importante, aveva sede presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Phoenix, e nel corso dei primi giorni dopo la trasmissione le linee telefoniche del Dipartimento letteralmente esplodono dalle migliaia e milioni di telefonate di persone
che vogliono fare volontariato, che vogliono fare qualcosa, che vogliono partecipare attivamente. Make-A-Wish Italia Onlus nasce a settembre 2004 in Italia, a Genova, per onorare la memoria di Carlotta Frontani, una ragazzina di 10 anni portata via da una grave malattia a novembre del 2002. I genitori, venuta a conoscenza dell'esistenza di Make-A-Wish nel mondo, aprono la sede italiana. Make-A-Wish Italia, da quando è nata, è riuscita a realizzare i desideri di oltre 1000 bambini e ragazzi speciali. Make-A-Wish International, da quando è nata, addirittura di oltre 220.000 persone, e hanno ispirato tantissimi. Hanno ispirato attori, personaggi dello spettacolo, eccetera. Buddy Valastro, famoso come il boss delle torte, ha avuto il suo primo incontro con la Make-A-Wish Foundation praticamente per caso, perché una bambina aveva espresso il desiderio di poter fare realizzare una torta in compagnia del boss delle torte, e ci ha raccontato in un video molto ispirante e anche molto commovente la sua prima esperienza e le sue successive esperienze, perché ormai è diventato un amico della Make-A-Wish Foundation. Ora, come dicevo prima, realizzare questi sogni è difficile. Non è impossibile, ma è difficile. Eppure le splendide persone di Make-A-Wish, di Make-A-Wish Foundation e anche di Make-A-Wish Italia Onlus fanno il possibile per rendere questo più facile. E io volevo farvi conoscere questa realtà, perché vorrei chiamare tutti quanti all'appello. Quest'anno tutti noi siamo riusciti a fare qualcosa di grande per beneficenza con l'Ice Bucket Challenge, e vorrei che potessimo fare tutti quanti qualcosa di grande per Make-A-Wish Italia Onlus e con Make-A-Wish Italia Onlus. Qualcosa di grande per cui non c'è bisogno di tirarsi una secchiata di acqua gelata addosso, perché per aiutare non serve qualcosa di difficile. Aiutare è facile, come fare click con il mouse. È per questo che io lancio innanzitutto questo hashtag, facile come fare click, e invito tutti quanti a fare click. Per fare una donazione, trovate il link sul doobly-doo, per fare una donazione a Make-A-Wish Italia Onlus o anche alla Make-A-Wish Foundation International, per sostenere questa associazione che aiuta a portare il sorriso a molti bambini. Ma non solo, perché Make-A-Wish non ha bisogno soltanto delle donazioni. Per Make-A-Wish Italia Onlus, per Make-A-Wish Foundation International, c'è bisogno anche di altro. C'è bisogno di supporto logistico, c'è bisogno di volontari, c'è bisogno di diffondere il messaggio. Molte cose possono sempre essere fatte, sono sempre semplici, basta fare click. Quindi di nuovo, facile, come fare click. Potete condividere questo messaggio, non necessariamente il mio video, vi invito a farlo affinché abbia maggiore visibilità e venga conosciuta la realtà di Make-A-Wish Foundation e di Make-A-Wish Italia Onlus. Ma soprattutto si può condividere il messaggio dell'esistenza di questa realtà, condividere l'idea, condividere questo concetto di realizzare desideri di bambini speciali. Lanciare questo messaggio alle grandi squadre di calcio, alle grandi squadre sportive di Serie A, queste grandi realtà, ai calciatori, agli attori, ai personaggi famosi, sapere che esiste questa realtà, perché un personaggio famoso che presti un'ora del proprio tempo può veramente fare tantissimo, può donare un sorriso che altrimenti sarebbe difficile da vedere. Noi abbiamo queste cose difficili e dobbiamo renderle più facili. E ripeto, questo è facile come fare click.
prima di concludere e di salutarvi, vi ricordo che Make-A-Wish Italia Onlus può essere sostenuta anche con il 5 per 1000, e vi lascio quindi nel doobly-doo il riferimento per fare anche una donazione con il 5 per 1000 sul proprio modulo delle tasse. Inoltre vi lascio i link a Make-A-Wish Italia Onlus, alla Make-A-Wish Foundation International, se volete approfondire l'argomento. Ragazzi, grazie a tutti, ciao, e grazie a tutti, ciao, e mi raccomando, diffondete il messaggio.